Affascinante, crudele, imponente. La montagna si manifesta in tutta la sua maestosità, nel suo splendore sontuoso, scolpito nella roccia levigata dal tempo. La montagna, come rappresentazione di una meta, un traguardo raggiungibile solo per chi avrà la forza di mettere in campo il proprio coraggio e raccogliere così una delle sfide più impegnative. Questa volta, al centro della scena, si erge la montagna ribattezzata Pikes Peak, alta 4.301 metri, e così denominata in onore di Zebulon Pike, l'esploratore che per primo nel lontano 1806 riuscì a tracciarne i contorni geografici e a delinearne letteralmente il profilo con le sue bellezze e le sue terribili asperità. Siamo nello stato del Colorado, pochi chilometri a ovest di Colorado Springs, all'estremità orientale delle Montagne Rocciose. Qui, ogni anno, nella ricorrenza della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, si disputa una gara a dir poco particolare, in termini tecnici una cronoscalata, anche se questa definizione, pur attagliandosi alla perfezione al tipo di prova, è decisamente troppo stretta per restituire a questa competizione l'immagine più vera e corretta. Forse per una descrizione più sincera è meglio ricorrere ad un sapiente tocco di poesia, quello che dipinge la Pikes Peak come la corsa degli angeli o la corsa delle nuvole. In ogni caso, per fugare ogni dubbio e non dare adito a discussioni o pareri sciorinati a profusione, la gara ribadisce il nome della montagna che fa da spettacolare palcoscenico a questa gara, la Pikes Peak. I numeri aiutano a comprendere meglio. Il dislivello totale dalla partenza all'arrivo corrisponde a 2.862 metri. La lunghezza del percorso è appena al di sotto dei 20 chilometri. Le curve e i tornanti, in una sequenza interminabile e ubriacante, sono in totale 156. Qui, nel 1988, il campione finlandese Ari Vatanen, alla guida della Peugeot 405 T16, stabilì quello che in quel momento era lo straordinario nuovo record assoluto del tracciato. Un risultato a dir poco sorprendente, rimasto a lungo e solidamente nella memoria della Pikes Peak e del motorsport, grazie anche al celebre cortometraggio Climb Dance, diretto da Jean-Louis Mouret. Thank you.
Fotogramma dopo fotogramma, attimo dopo attimo, le immagini inseguono la sagoma sfuggente della Peugeot 405 T16. Il bolide francese si inerpica tra tornanti e polvere verso la vetta, sfidando le leggi della fisica con il motore e le gomme che aggrediscono il terreno, lanciandosi con forza e impeto verso la conquista della gara, che lascia sventolare la bandiera a scacchi, mossa dal vento tra le nuvole. Ma ogni grande impresa, per diventare tale, ha inevitabilmente bisogno di una preparazione accurata e scrupolosa. Esattamente come quella che Paolo Andreucci e Anna Andreussi mettono in atto prima di affrontare ogni rally e prima di entrare nell'abitacolo della Peugeot 208 T16 di Peugeot Sport Italia. Un prezioso vademecum da ascoltare e conservare con cura. Rally è uno sport estremamente completo. Il pilota deve avere decisione, coraggio, abilità, velocità, destrezza, resistenza. È un continuo adattamento. Il pilota si deve comunque adattare alle diverse condizioni del terreno, del meteo. È uno sport molto difficile. È uno sport motoristico che però racchiude il fascino di poter transitare su strade aperte, che quindi il giorno prima sono magari percorse da persone comuni. Sono strade sinuose, devono essere delle strade che mettono a dura prova la capacità ovviamente del pilota. È un'esperienza fantastica, per me è un lavoro e la mia squadra è la mia famiglia. Le note sono un codice. Durante le ricognizioni ogni pilota detta le note, il navigatore le scrive il primo passaggio, poi il secondo passaggio il navigatore le detta e farà la stessa cosa poi in gara. Abbiamo diviso le curve in velocità. La sinistra 1 è lenta, la sinistra 6-7 è più veloce chiaramente a salire. Prima della staccionata 3 meno sinistra, 20. Dopo il cemento, 2 meno corta, 30. Col navigatore in pratica ci chiudi in 3 metri quadrati per ore e ore, giorni interi, per cui il feeling deve essere totale. Dalla prima curva devi riuscire a entrare in simbiosi col tuo pilota e fare tutta la prova in un solo respiro. 10, giù, 4 più tenere con destra 3 più, con sì sinistra 3 più, lunga tenere per 3 più, finita, poi apre. Il rally è del pubblico. Il pubblico può stare vicino alle macchine, sia in parco assistenza quando noi arriviamo, a pochi metri da noi, e sulle prove speciali, sempre presidiati dai commissari, però può vedere i passaggi a lato strada. Quando vedi le colline piene di gente, che fortunatamente succede, questa è una bella cosa, a me mi emoziona ancora dopo tanti anni.
La notte è il ricordo di quello che poteva essere soprattutto il passato dei rally. C'erano molti più rally di notte, adesso invece ci sono pochissime prove di notte. Per noi navigatori è altrettanto difficile perché devi comunque leggere al buio, e hai una lucina che ti illumina solo il quaderno delle note, ci sono i flash che ti ricordano a volte dove sei, che c'è comunque il pubblico. Devi avere i freni, devi avere l'assetto, devi avere il motore, devi avere la guidabilità, la precisione, perché si va in strade strette, sporche, bagnato, neve, sterrato, troviamo tutto. Per cui ecco, ti dico subito, il rally è il vero sport dell'automobile. Una preparazione meticolosa che non trascura alcun particolare. Un'attenzione scrupolosa per ogni minimo dettaglio, anche quelli che appaiono meno significativi e rilevanti. È soprattutto in questo modo che si ottengono i risultati più importanti e una costanza di rendimento degni di una carriera vincente. Lo stesso sforzo e la stessa dedizione che sono richiesti ai professionisti e ai grandi campioni di tutti gli sport. Un esempio? Un nome? Sebastian Loeb. 9 volte campione del mondo rally, che in questa occasione si cala nell'abitacolo della grintosa 308 Racing Cup, nel video che presenta la inedita versione GT di Peugeot 308, punta di diamante della sportività espressa dal reparto corse della Casa del Leone. Ma non è finita qui. A seguire, la Peugeot 308 Racing Cup è impegnata anche nel campionato italiano Velocità Montagna, un esordio avvenuto al Trofeo Luigi Fagioli, in occasione della celebre ascesa che separa la storica città di Gubbio dalla località di Madonna della Cima.
L'esordio della Peugeot 308 Racing Cup nel campionato italiano velocità montagna è stato un grande successo, grazie alla preparazione tecnica affidata al team Arduini Corse e al pilota Emiliano Perrucca Orfei. La vittoria è arrivata nella classe riservata alle vetture di cilindrata 1006 turbo benzina, oltre ad uno splendido secondo posto nella classifica assoluta E1. Ma ora scendiamo dall'abitacolo della Peugeot 308 Racing Cup e voltiamoci indietro verso il passato, verso l'epoca più sfavillante, esaltante e anche pericolosa mai appartenuta al mondo del rally, l'epoca delle Gruppo B. Era la metà degli anni 80 e questi mostri fatti di potenza e lamiera lambivano i sogni proibiti di tutti gli appassionati con le traiettorie ardite e impossibili, con un rapporto tra peso e potenza tale da renderli i bolidi più performanti di sempre. Tra l'alba e il tramonto delle Gruppo B, Peugeot riuscì a ritagliarsi un ruolo di primo piano, fatto di titoli mondiali e di lotte epiche con avversari dal blasone straordinario. In primo piano, questa volta, un capitolo fondamentale nella storia dei rally, la Peugeot 205 Turbo 16 nelle versioni Evo ed Evo 2. We'll be right back.
L'evoluzione nel mondo dei motori ha portato a cambiamenti drastici nel corso degli anni. Nel motorsport, ma non solo. Nel caso delle Gruppo B, la questione principale che spinse gli organizzatori e la Federazione Internazionale ad intervenire fu in maniera preminente la sicurezza. Ma l'evoluzione e la rivoluzione tecnica hanno coinvolto nel tempo non solo i mostri da competizione, ma anche le vetture di serie, comprese quelle di più stretta derivazione dal mondo delle gare. In scena, a questo punto, entra la Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport, che in tema di innovazioni tecniche propone una soluzione di grande importanza sotto il profilo dinamico e dell'agilità. Il differenziale autobloccante meccanico Torsen di serie. Un vero differenziale a slittamento limitato che dà il meglio di sé man mano che si affonda il piede sul pedale dell'acceleratore, consentendo di mantenere traiettorie sempre più strette. La 208 by Peugeot Sport potrebbe passare per una normale GTI a un occhio distratto, ma non è così e la differenza principale si nasconde sotto alla carrozzeria. Il reparto corse del Leone ha trasformato la piccola di casa da sportiva per tutti i giorni a una vera e propria arma affilata a perfetto agio in pista. E se gli interventi estetici sono evidenti sin da subito, ci si accorge delle evoluzioni meccaniche solo una volta dietro al volante. Risposte più affilate agli input e una agilità, se possibile, ancora più elevata rispetto a una 208 GTI standard sono i principali indizi che fanno capire al volo di cosa si abbia tra le mani. A ciò contribuisce molto anche la presenza del differenziale autobloccante meccanico Torsen di serie, ben lontano dal feeling artificiale restituito dalle unità elettroniche utilizzate dalla concorrenza. Quello della 208 GTI by Peugeot Sport è un vero differenziale a slittamento limitato, che dà il meglio di sé man mano che si affonda il piede sull'acceleratore, assicurando traiettorie più strette, garantendo così una maggior compostezza in staccata e soprattutto una miglior motricità in uscita di curva. Caratteristiche queste che assicurano alla 208 più radicale di sempre performance di vertice nel segmento. Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport si presenta particolarmente composta nella fase di frenata, nelle staccate più al limite e impegnative, con una conseguente più efficace e migliore motricità in uscita di curva. Caratteristiche tecniche che rendono questa 208 la più radicale di sempre. E con queste immagini si chiude anche questo appuntamento di Codice Rally. Alla prossima settimana e come sempre, viva il rally e il motorsport! Stay tuned!